Buongiorno, mi chiamo Pierpaolo Brescacin e sono il direttore scientifico dell'ISREV, acronimo che sta per Istituto per la Storia della Resistenza di Vittorio Veneto. In questa lezione vi parlerò della storia della formazione partigiana che diede vita alla Resistenza nel Vittoriese e nell'Altipiano del Cansiglio, il battaglione, poi brigata e infine gruppo brigate Vittorio Veneto. Tutto ha inizio l'8 settembre 43, data dell'armistizio. L'Italia viene occupata per buona parte dalle truppe tedesche, che a partire dal 20 settembre si annettono direttamente le province di Trento, Belluno e Bolzano e quelle di Udine, Gorizia e Trieste. In questa diapositiva vediamo il proclama emanato a Vittorio Veneto dalle forze di occupazione tedesche in data 18 settembre 1943, che invita i vittoriesi a consegnare le armi e a presentarsi all'arruolamento. Parallelamente all'occupazione tedesca, rinasce il 23 settembre del 1943 lo Stato fascista, collaborazionista dei tedeschi e denominato Repubblica Sociale Italiana o anche Repubblica di Salò, dal nome della capitale sul lago di Garda, che per bocca del neo segretario Giusto Chersi invita i giovani, gli operai e i contadini a iscriversi e sostenere il partito. Fa leva sulla tradizione patriottica del paese e sulle istanze populiste, sovversive, antiborghesi e rivoluzionarie del primo fascismo, quali la creazione di una repubblica, la nazionalizzazione delle imprese, la socializzazione dei mezzi di produzione con la distribuzione degli utili tra gli operai. Inutile dire che, a parte la forma repubblicana, nessuno di questi programmi trovò realizzazione. Qui vediamo il bando emanato dalla Repubblica Sociale Italiana, in cui si invitano i cittadini abili alle armi ad arruolarsi, pena la fucilazione per diserzione e pesanti sanzioni anche alle famiglie di appartenenza. È in questo contesto che nascono i primi gruppi di opposizione ai tedeschi. Sono costituiti da ex militari che dopo l'8 settembre hanno guadagnato i paesi natii, ma anche giovani in età di leva, studenti, antifascisti di lungo corso, reduci anche dal confino fascista. Molti di questi gruppi spariranno nel tempo, prima ancora di aver dato un apporto significativo. Tra i gruppi che invece reggeranno alla prova e si presenteranno all'appuntamento con la lotta ai nazifascisti vi sono quelli di Montaner e di Vittorio Veneto, nati attorno al parroco Don Giuseppe Fae. Qui vediamo i primi resistenti di Montaner che entreranno a far parte del gruppo brigate Vittorio Veneto. In questa diapositiva vediamo sempre i primi resistenti del gruppo vittoriese che, insieme a quelli di Montaner, andranno a costituire il gruppo brigate Vittorio Veneto. Inizialmente i giovani che costituiscono il gruppo di Montaner e di Ceneda risiedono in paese. Successivamente, a partire dal 27 marzo del 1944, a seguito della cattura su delazione del parroco di Montaner Don Giuseppe Faè e della sorella Giovanna, i giovani devono portarsi sull'altopiano del Cansiglio, che diventerà d'ora in avanti la base residenziale della formazione e da cui intraprenderanno una dura lotta contro i nazifascisti. In questa diapositiva possiamo vedere l'altopiano del Cansiglio visto da Lunghere. Dopo una prima fase in cui i resistenti si spostano da una parte all'altra dell'altopiano, anche per sottrarsi ai rastrellamenti nemici, a partire dal luglio del 44, anche a seguito dell'afflusso di giovani e di nuovi renitenti, passano a costituire una brigata, addirittura un gruppo brigate, forte di 1200 uomini e capace di controllare tutto l'altopiano, creando
una zona libera di circa 124 km quadrati. In quest'ultima diapositiva vediamo il posizionamento delle varie formazioni in cui si articolava il Vittorio Veneto sull'altopiano del Cansiglio. Successe però che nell'estate del 1944 i tedeschi, approfittando del fatto che l'avanzata alleata si era arrestata sulla linea gotica, decidessero di bonificare le retrovie occupate dai partigiani. Così anche il Cansiglio fu investito da un rastrellamento in forze dei tedeschi, dal 31 agosto del 1944 fino al 15 settembre del 1944. Qui vediamo in questa diapositiva alcuni reparti tedeschi a Vittorio Veneto che si apprestano a salire in Cansiglio per rastrellare i partigiani colà insediati. Inizialmente i partigiani pensarono di fronteggiare apertamente il nemico. Tuttavia, grande era la sproporzione numerica delle forze e quindi ad un certo punto i partigiani ebbero un cedimento in località Doel, che qui vediamo nella foto. In questo modo i tedeschi riuscirono a dilagare sui campi di Cadolten e ad aprirsi la strada per il Pian Cansiglio. In quest'altra diapositiva vediamo il rifugio Vittorio Veneto sul Pizzoc, dove era insediato il comando partigiano a dirigere le operazioni. Inevitabile quindi era il ripiegamento. Inizialmente i resistenti pensarono di rifugiarsi nel contiguo Piancavallo. E qui vediamo un documento tratto dal nostro archivio di Vittorio Veneto, datato ore 20 del 9 settembre del 44, in cui è precisata la direttrice del ripiegamento, e cioè il Piancavallo. I resistenti pensavano di partire dal piano, di guadagnare la cresta orientale dell'altopiano e di proseguire in cresta fino al Piancavallo. Tuttavia, ad un certo punto appresero che anche il Piancavallo era soggetto ad un analogo rastrellamento tedesco. Gioco forza, pensarono bene di filtrare in pianura. Tre furono le direttrici utilizzate per guadagnare la pianura. Una prima sulla sinistra è quella che portò ai piedi del lago di Santa Croce. Una seconda direttrice, che si trova al centro della diapositiva, è quella che utilizza il canale della Valsalega. Una terza direttrice, che si trova sulla destra, è quella della Valsitade, che portò i resistenti ad arrivare alle sorgenti della Livenza. Il periodo autunno-inverno 44-45 segna il momento più difficile della lotta partigiana. I comandi erano disarticolati e faticavano a collegarsi. Molti uomini non ne volevano più sapere di salire in montagna, sia per la neve copiosa, sia per le difficili situazioni climatiche che si erano registrate sull'altopiano, ma anche perché avevano paura di essere catturati e uccisi. Giocò in questa crisi del dispositivo militare partigiano pure la stasi conseguente al sopraggiungere dell'inverno nei vari fronti di guerra e contestualmente l'invito rivolto ai partigiani da parte del generale alleato Alexander, comandante del fronte italiano, ad abbandonare ogni operazione ed attività in attesa dell'apertura di una nuova fase di lotta prevista per la primavera successiva. Molti partigiani così entrarono nella Todd, mentre solo i comandi e poche squadre rimasero per tutto l'inverno sull'altopiano per tenere aperti i campi di lancio essenziali per il rifornimento delle armi da parte degli alleati e per l'offensiva della primavera successiva. In queste diapositive vediamo alcuni componenti del Vittorio Veneto sull'altopiano del Cansiglio, in particolare in località Ceresera. Nel marzo del 1945
I comandi ordinarono a buona parte dei gruppi territoriali di risalire nuovamente in montagna e di ricostituire i quadri in previsione dello scontro finale. Qui vediamo, per esempio, il comando del gruppo Brigate Vittorio Veneto che si è ricostituito in località Pizzoc nel marzo del 1945. Anche in pianura vengono predisposti distaccamenti finalizzati a supportare i gruppi di montagna. Vengono armati i contingenti anche grazie alle armi inviate dagli alleati a mezzo delle missioni, come la famosa missione alleata Barry Wind che vediamo qui nella foto, guidata dal famoso maggiore Bill Tillman. E arriviamo alla liberazione dei paesi. L'ordine di discesa in pianura e occupazione dei centri abitati arriva per il gruppo Brigate Vittorio Veneto in tarda serata del 27 aprile 1945 e solo il giorno successivo i reparti calano in pianura. Al gruppo Brigate Vittorio Veneto e alle sue formazioni si devono la liberazione tra il 28 e il 30 aprile di tutta una serie di comuni. Qui vediamo la liberazione di Polcenigo. Qui vediamo l'occupazione di Cappella Maggiore. Qui vi è la brigata Ciro Menotti che occupa Sacile. E qui vediamo elementi della brigata Cairoli che occupano Vittorio Veneto. Rispetto agli altri centri abitati, la liberazione di Vittorio Veneto fu un po' più complicata, in quanto i partigiani dovettero affrontare una forte colonna di tedeschi in ritirata che cercava di entrare in città, ma essi riuscirono ad avere la meglio anche grazie all'aiuto dell'aviazione alleata che per tutto il 29 aprile bombardò il rettifilo del Menarè dove i partigiani avevano fermato questa colonna. Ecco, qui sono alcune fotografie d'epoca che testimoniano i mezzi abbandonati dai tedeschi sulla carreggiata. In questa diapositiva vi è il manifesto di saluto redatto dai quadri comando del Vittorio Veneto ai componenti della formazione, a suggello dei duri 20 mesi di lotta combattuta contro i nazifascisti. Questa è in sintesi, a grandi linee, la storia del Vittorio Veneto. Ovviamente il racconto di questa formazione non si può condensare in un quarto d'ora. Per maggiori approfondimenti rimandiamo quindi al sito dell'ISREB, dove sono indicate tutte le pubblicazioni specifiche sull'argomento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.